Il primo periodico italiano di cui si ha notizia nasce a Firenze nel 1636. Ma fu la radio che dal Novecento in poi fece sognare e innamorare milioni di italiani. Sino a quando una scatola piena di immagini iniziò a prendere forma nelle case degli italiani. La televisione, le grandi notizie, le prime trasmissioni. E presto dal bianco e nero nacquero i colori. Fu Mr. Fantasy che miscelò la radio alla televisione. Carlo Massarini, l'indimenticabile Mr. Fantasy. Il giornalista, fotografo e conduttore radio-televisivo Rai che per primo portò il rock e il World Wide Web all'interno della televisione italiana sarà al Teatro Ambasciatori di Catania sabato 23 ottobre 2010, intervistato dai più importanti giornalisti catanesi. Ingresso gratuito a inviti fino a esaurimento posti. Sabato 23 ottobre 2010 alle ore 20 presso il Teatro Ambasciatori di via Eleonora D'Angiò 17 a Catania. Incontro con il giornalista Carlo Massarini. È un'organizzazione Sinue Third Barry Events di Enzo Stroscio. Mr. Fantasy, un nome, un mito. What you doing? 'Cause